A tutti, oggi vediamo alcune informazioni per quanto riguarda la programmazione in Assembly. Abbiamo visto nel video precedente il mio primo programma che non faceva praticamente nulla, restituiva soltanto il controllo al sistema operativo. Oggi vediamo, facciamo un nuovo template. Un file eseguibile e andiamo a vedere quello che sarà l'utilizzo dei vari registri con la notazione e magari proviamo ad stampare un carattere a video. Abbiamo detto che questo è il segmento dei dati, ma se io non voglio stampare nulla, posso anche eliminare la stampa, l'output di una stringa. Non voglio attendere la pressione del tasto, ma voglio semplicemente interrompere il programma restituendo il controllo al sistema operativo in modo corretto. Vediamo un po', per poter specificare dei dati come metterli in un registro ci sono quattro modi diversi. L'istruzione move abbiamo detto che mette un valore sorgente in un registro di destinazione in una variabile. Ci sono quattro modi diversi per poter specificare il formato di questi dati. Per esempio, questi quattro istruzioni fanno tutte la stessa medesima cosa, cioè mettono il valore della lettera A nel registro DL. Ci sono quattro modi per poterlo fare. Noi abbiamo visto sostanzialmente troviamo il valore espresso in esadecimale. 61H, guardando la tabella ASCII, 61H corrisponde alla lettera A minuscola della tabella ASCII, che non è altro che questo byte espresso in binario oppure il valore 97 espresso in decimale. Sono tutti e quattro la medesima informazione. Quindi, se io volessi mettere nel registro DL la lettera A minuscola, posso farlo in uno dei quattro modi diversi. Per esempio, move DL, virgola, apice singolo, A apice singolo, non farà altro che mettere nel registro DL in 8 bit. Vi ricordo, L sta per low, la parte meno significativa del registro di X, il valore esadecimale 61H. Andiamo a vedere se questo è vero. Quando io eseguo il mio programma, premo il pulsante Emulate, si aprono diverse finestre. Allora, le finestre che si aprono sono una finestra riepilogativa del codice che ti dice quale istruzione sta per essere eseguita e la possibilità di avviare il programma e mandarlo tutto in esecuzione o eseguire istruzione per istruzione con un riepilogo delle istruzioni che saranno eseguite. Io vedo qui già che in AX ho messo il segmento dati e questa è una notazione per specificare gli indirizzi e l'indirizzo di memoria di dove stanno i dati. Poi inizializzo. Metto questo valore nel data segment e il data segment, ecco qui che ha modificato il suo valore. Visualizziamo, ecco, un puntatore, così vedo questo è il valore del segmento dei dati. Poi metto lo stesso valore in extra segment, ecco qui che i registri assumono lo stesso valore,
sia data segment che extra segment, dopodiché l'istruzione successiva era quella di mettere in DL la mia A minuscola e lui mi trasforma automaticamente con una notazione in esadecimale, quindi simula il simulatore in esadecimale e mi dice che la mia minuscola corrisponde a 61H. Eseguendo questa istruzione nel registro DL, cioè nella parte bassa, ecco che vedo i registri con separati 8 bit più 8 bit, andrà a metterci il valore 61H in esadecimale. A questo punto va a mettere i valori per interrompere il programma nel registro AX, che sono 4C, restituisce il controllo, e 0 il valore del sistema operativo, e dopodiché esegue quella funzione di cui noi non abbiamo il controllo, ma è una funzione predefinita del BIOS, che darà il controllo al sistema operativo. Il programma termina in modo corretto. Vediamo di richiamare un'interruzione che è l'output a video. L'interruzione è l'interruzione 02, 02H, cioè andiamo a prendere il nostro manualetto, andiamo a vedere l'interruzione 21 02. Eccolo qui, interruzione 21, mettendo nel registro AH il valore 02H e nel registro DL il carattere su 8 bit, viene visualizzato questo sullo schermo. La funzione non restituisce nulla, manda l'output verso STD output, verso lo standard output, cioè verso il monitor. Andiamo a vedere se questo è vero. Quindi nel nostro esempio precedente mettavamo già in DL la lettera minuscola, oppure potevamo benissimo scrivere in uno di questi quattro modi, in decimale, possiamo dire 97D. L'importante è aver capito che c'è una corrispondenza nelle varie notazioni. Poi move AH 02H, cioè il valore esadecimale che gli dà il significato alla chiamata dell'interruzione, che sarà sempre l'interruzione 21. Quindi 02 significa stampa a video quello che trovi nel registro DL. Andiamo a vedere se è vero. Premiamo il pulsante Emulate, possiamo andare single step. Ecco che inizia il nostro programma, mette in DL il carattere da stampare, mette in AH che cosa vogliamo fare prima di sollevare l'interruzione 21, che è stampa la lettera A minuscola verso il video. E questo serve per stampare un carattere. Che cosa c'è da dire? Nel template ci fa vedere la stampa di una stringa. Possiamo noi stampare una stringa? Quindi vi commento queste istruzioni. Il carattere da stampare. Questo è il parametro sempre per l'interruzione, cioè sono entrambi i parametri all'interruzione. Questo gli dice che cosa deve fare. 2 per l'output, 02H per l'output e l'int 21H solleva l'interruzione di sistema. Ecco
Vi dicevo, nel template vi fa stampare tanti caratteri, quindi un messaggio direttamente a video. Andiamo a vedere quello che era l'interruzione 09. L'interruzione 09, sempre dal libricino Funzioni DOS e BIOS, visualizza una stringa e mette in AH09H DX il puntatore alla stringa che termina con il dollaro, come vi avevo detto nella lezione precedente, e non restituisce nulla. Quindi dichiariamo una variabile di tipo byte, cioè tanti lo chiamiamo MSG, data byte, e poi mettiamo la stringa salve mondo. Tutte le stringhe terminano sempre con il dollaro e in assembly in quest'area non c'è il punto e virgola. Il punto e virgola, vi ricordo che è il commento, è stringa da stampare. Vediamo come stampare questa stringa a video. Per poterla stampare, l'interruzione 02 stampa un solo carattere, cioè servono queste tre istruzioni per stampare un solo carattere. Stampa di un solo carattere. Invece per stampare una stringa, stampa di una stringa, serve l'istruzione lea dx, virgola msg. Lea è più o meno come l'istruzione move, però l'istruzione move trasferisce un dato da sorgente a destinazione e mette il valore di sorgente in destinazione, mentre lea trasferisce l'indirizzo di memoria di dove risiede la variabile MSG, cioè il primo valore, cioè dove sta in memoria questa variabile, e la mette in DX. Perché la mette in DX? Perché l'interruzione 2109 funziona proprio così. Vuole in DX il puntatore alla stringa terminante con il dollaro. Ecco perché troviamo noi nel template quando creiamo il nostro primo programma in DX il valore di PK si chiama. Qui noi abbiamo messo message. Poi gli diciamo il significato dell'interruzione, cioè che deve fare, cosa vogliamo fare. Move AH09H significa devi stampare una stringa e ti devi attendere di trovare il puntatore in DX, e dopodiché gli diciamo interrompiamo il nostro programma e diamo il controllo al sistema operativo richiamando l'interruzione 21H. In questo caso il nostro programma andrà a stampare la lettera A e poi il messaggio che avevamo memorizzato nella stringa, cioè questo viene la lettera A con tre istruzioni, l'intera stringa utilizzando l'interruzione 09, stampa di una stringa. Ciao a tutti.